campo dopo 14 giornate non è coinciso con una grande giornata di gloria per il Tortona. Come ti senti? Come, secondo te ci mancano due punti, tre punti? Per come è andata la partita penso che ci manca sicuramente qualcosa, perché comunque a differenza magari delle ultime l'atteggiamento è stato molto buono, abbiamo avuto tante occasioni che purtroppo non si è riusciti a sfruttare. Purtroppo fa parte del calcio anche. Sì, come diceva il mister, il calcio è questo. Certo, ti dico, è la prima volta in carriera che vedo sbagliare due rigori. Due rigori, però può succedere, cioè, è la prima volta. Può succedere, quindi dobbiamo voltare pagina, consapevoli che comunque l'atteggiamento secondo me è stato giusto, è stato propositivo, abbiamo entrato tanto, abbiamo cercato di attaccare fino all'ultimo. Quindi dobbiamo tenerci questo di nuovo. Non solo abbiamo sbagliato due rigori, abbiamo sbagliato anche due ripartenze, due contropiedi soli davanti al portiere. Come è facile da vedere. Come ti dicevo prima, purtroppo siamo stati bravi a trovarci in quelle situazioni, siamo stati meno bravi a concretizzarle, però è il calcio, cioè, purtroppo non ci sono spiegazioni, ci sono giornate in cui viene tutto, giornate in cui davvero succede l'impensabile, come è successo oggi. Ti ripeto, dobbiamo tenere di buono l'atteggiamento, che secondo me davvero è stato molto buono. Edo, cosa vi resta della mini contestazione dei tifosi? Che non basta l'atteggiamento che abbiamo avuto, dobbiamo dare ancora qualcosina di più, perché comunque abbiamo perso, perché comunque sono tante giornate che non vinciamo e questa cosa ci deve smuovere qualcosa dentro. Secondo me è stato, nonostante la sconfitta, un punto di partenza oggi, però abbiamo visto che non basta, quindi dobbiamo mettercene ancora di più. Grazie Edo Cizza di essere venuto nonostante una giornata nefasta. Purtroppo bisogna sempre metterci la faccia, sia quando va bene che quando va male. Grazie Edo. Grazie.